gentili signore e signori, un cordiale buonasera da Andrea De Luca. Vedete al mio fianco Marino Amadori, commissario tecnico della nazionale Under 23 italiana, e Daniele Fungamagalli, presidente del Velo Club Oggiono, che organizza la gara che tra poco andremo ad assistere e a commentare insieme, ovvero l'86esima edizione del Piccolo Giro di Lombardia. E allora possiamo andare, intanto un buongiorno ai miei ospiti, possiamo andare con le immagini registrate proprio a questa mattina, Piazza Manzoni, con la cerimonia del foglio firma. Fumagalli, coinvolgo subito il presidente del Velo Club Oggiono, gara internazionale, l'86esimo Giro di Lombardia, avete puntato quest'anno a diventare una gara solo Under 23? Abbiamo puntato quest'anno solo Under 23 perché pensiamo che il futuro sia questa categoria, poi essendo noi nel circuito UCI, per l'UCI non contempla la categoria Elite come la intendiamo noi in Italia, Elite senza contratto. Musica quindi per le orecchie di Marino Amadori, credo questa. Beh, sicuramente sento come commissario tecnico degli Under 23, per me avere organizzatori che fanno di queste manifestazioni è solo manna per questo movimento, per questi ragazzi in prospettiva futura. 29 le squadre al via, vediamo le immagini, come ripeto, registrate questa mattina, tantissime le formazioni straniere, questa ad esempio è la nazionale argentina che si allena, ho scoperto, si allena in Veneto e sono venuti a correre questa gara, ma ci sono tante squadre straniere, soprattutto squadre belghe, Fumagalli. Tanto dal Belgio. Squadre belghe perché noi abbiamo così una ammirazione sfrenata per questo paese, anche perché abbiamo un gemellaggio importante con una società di Gerasberger e poi tutti gli anni andiamo in questa che è la patria del ciclismo, dove veramente è sentito in un modo particolare. Intanto campione italiano Under 23 Simone Sterbini della Palafenice, questa è la Zalf Euromobil Desire Fiora al foglio firma con Moscon, tra poco sentiremo proprio i nostri microfoni sia Moscon che Sterbini. Moscon con un grande rimpianto, lo vede Marino Amadori, per quella caduta alla diga al mondiale di Ponferrada quando era solo. Davanti. Beh, sicuramente abbiamo l'amaro in bocca per questo finale che non si sa come sarebbe andato a finire, ma sicuramente il ragazzo c'era e poteva fare molto bene. Purtroppo è andato così, speriamo per il futuro. Ecco la BNC, uno dei favoriti, anche atteggiamento guascone da parte sua, Dylan Tuns, si parla un gran bene di lui come si parla un gran bene ed è un favorito di Fumagalli, di Pierre Roger Latour della G2R La Mondiale, sono le due squadre Continental, tra l'altro c'è anche la squadra Continental dell'Omega Pharma Quickstep qui al via, dicevamo tantissime compagini, questa invece è una formazione ceca che però vanta tra le sue file il campione nazionale croato, il campione nazionale olandese, quindi un grandissimo parterre Marino Amadori. Sicuramente, ci sono alcune delle squadre migliori, europee Continental, dove curano il vivaio proprio per questi ragazzi e sicuramente oggi avremo la partenza degli ottimi corridori. E intanto Ciccone mangia la barretta, Team Kolpak, Yuri Filosi, altro grande favorito della gara di oggi ed è stato il migliore azzurro. Allora a questo punto andiamo a sentire proprio le interviste ai corridori, Simone Sterbini, sentiremo Gianni Moscone, sentiremo anche Yuri Filosi. Reduce dell'esordio con i professionisti, Simone Sterbini, ti piace il percorso del Piccolo Giro Lombardia? Sì, ho avuto modo di vederlo spesso visto che il ritiro è qui vicino e c'è il ghisallo che si affronta dopo 100 km, poi anche il finale è molto insidioso, ci sono dei strappi duri che sicuramente faranno molta selezione vista anche la distanza che sono 170 km, quindi... In squadra come siete organizzati? No, oggi sì, penso che siamo una squadra molto competitiva, abbiamo Sannino che ha un primo anno che va molto forte, che quest'anno ha fatto già tanti risultati, poi mio fratello Luca che ha vinto ultimamente e che ha una gran condizione e poi c'è anche Marco Chianesi che è un corridore molto esperto, che conosce bene il percorso e va molto forte. Quindi, e poi due giovani del primo anno che sono qui per fare esperienza e imparare. Però penso che siamo una squadra competitiva e all'altezza di questa gara, molto importante. Moscon, sfortunata l'esperienza mondiale con la caduta, per rifarsi a Lombardia. Sì, oggi è un'ottima occasione per rifarsi di un mondiale sfortunato. La condizione è buona, speriamo in bene, il percorso mi piace,
bisogna fare i conti con gli avversari, però siamo qua per dare il massimo. Si deciderà tutto nel giro finale? Sì, credo proprio di sì, come l'anno scorso so che Villella è partito sul Colle Brianza, potrebbe essere un bel trampolino di lancio quello oppure la salita dopo, vedremo come si metterà la corsa. L'anno scorso secondo, se ti vuoi migliorare devi solo vincere. Eh sì, l'anno scorso è andata bene, diciamo così, e quest'anno vediamo di migliorare il risultato fatto lo scorso anno. So che non sarà difficile, però siamo qua per provarci, io e tutta la Colpack. Senti, dopo il mondiale com'è la condizione? Ma sono arrivato al mondiale in crescita e penso che questo sia un po' il mio periodo, che ho dimostrato in questi ultimi anni di andare forte a fine stagione, e la condizione è buona. Abbiamo sentito tre degli attesi protagonisti di questo 86esimo piccolo giro di Lombardia, e qua foto con i campioni nazionali. Fumagalli, Velo Club Oggiono, siete una società cicloturistica. Sì, siamo una società cicloturistica nata nel 1974 da un gruppo di appassionati, e noi veramente pratichiamo solamente il cicloturismo a livello puro. Insomma, le salite che oggi affrontano i ragazzi, quindi il Ghisallo, Colle Brianza, che Villa Vergano e gli sportivi hanno imparato a conoscerla con il grande Giro di Lombardia, con gli scatti di Purito Rodriguez, e poi la salita finale, quella di Marco Naga, voi le consumate. Noi la consumiamo, sì, è vero. È anche vero che la Villa Vergano, prima di scoprirla la Lombardia dei prof, l'abbiamo messa noi in calendario, e quindi è un onore che così ci meritiamo. Intanto qua, chilometro zero, la partenza effettiva, 166 chilometri. Abbiamo già sentito anche dalle parole di Sterbini com'è questo percorso. Marino Amadori, allora, il Ghisallo dopo 100 km e poi negli ultimi 25 km queste due salite che di solito la storia recente del Piccolo Lombardia ci insegna hanno fatto la selezione vera. Beh, sicuramente è un percorso molto bello, spettacolare. La prima parte è ondulata, non è proprio piatta piatta, quindi di conseguenza sarà anche propensa anche di fughe, tentativi di fuga, quindi vedremo un attimo un po' come si evolve la corsa, perché non sarà facile controllarla. Sono partiti in 161, 29 le squadre al via. Ecco, subito alla partenza ci sono i primi scatti, abbiamo visto prendere la testa del gruppo un corridore della Club Cycliste de Tup, è una squadra francese che ha sede a Sochaux, quindi al confine con la Svizzera. Situazione di gruppo compatto in questa corsa di 186 km, compiono prima un giro lungo, un lungo giro, per poi ritornare a Oggiono. Tornano a Oggiono dopo aver effettuato, come si può definire, nella Brianza Lecchese? E dei sali scendi, mangi e bevi, vari modi. Comunque certamente non è un primo giro piatto. Un primo giro che comunque fa entrare in temperatura le gambe dei corridori, non è piatto, però non ci sono gran premi a montagna nel giro che hanno appena vissuto i corridori, abbiamo visto il passaggio con il gruppo compatto. Poi, dopo essere passati da Oggiono, si risale, si va verso il Bellagio, e da Bellagio viene preso il Ghisallo, la prima difficoltà di questa gara, ed è subito selezione, perché ci sono 17 corridori in testa alla corsa sulle rampe del Ghisallo, quindi la selezione è già avvenuta. Allora sono Masnada e Ravasi con Marengo della Biris Maserati. Masnada e Ravasi sono corridori del team Colpack. Intanto sta facendo l'andatura Holgard, corridore col dorsale 104 della Etix, che l'anno prossimo diventerà primo nome dell'Omega Pharma Quistec. Andiamo per ordine di dorsale. Turns, uno dei grandi favoriti, maglia rossonera, così come Vermeulen e Vliegen, sono corridori della BNC Development Team, il team di cui faceva parte Ignazio Moser, che ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo. Poi della Zalf c'è Moscon, Garosio e Tonelli, poi Bidar, Latour e Nans della G2R La Mondiale, Barnier con il dorsale 94 e di una squadra vallone, la Color Code Biovanze, poi Hollegard, abbiamo già detto, l'abbiamo visto inquadrato, Newey, dorsale 132 della Zappis Racing Team, è una squadra che ha il tricolore sulle maglie, ma è una squadra inglese,
per la precisione di Birmingham. Poi abbiamo Tizza con il dorsale 139 della MI Impianti Guerciotti, e questi sono i 17 corridori che hanno creato un solco tra loro e il resto del gruppo. Allora, Marino Amadori, tanti nomi, i due grandi favoriti stranieri di questa corsa, la Tour e Tuns, sono presenti in questo attacco. Sì, hanno già dimostrato, si era già visto anche al Mondiale la loro condizione, l'hanno dimostrato già qui le prime rampe del Ghisallo, quindi sono convinto che ce n'erano qua per fare la gara, quindi vedremo un bel spettacolo, perché sicuramente sono due ragazzi molto molto forti. Intanto vediamo anche le maglie della Zalf presenti. Ecco, la prima notizia che possiamo dare ai nostri telespettatori è che in questo gruppo di 17 non è presente Yuri Filosi. Sì, purtroppo Filosi è rimasto imbrigliato nel gruppo dietro e non sarà facile rientrare, perché qua ci sono veramente forse i migliori atleti che erano alla partenza, quindi non sarà facile rientrare. Vediamo un attimo l'evolversi della situazione. Intanto un bel ritmo quello fatto dal corridore Holgard della Etix, dicevamo, sarà lo sponsor principale, ma in questa gara c'è proprio la Continental dell'Omega Pharma Quickstep. Pedala bene nelle prime posizioni Edward Ravasi, un corridore della Colpack, giovane. Sì, un ragazzino del secondo anno, molto bravo in salita, l'ha già dimostrato quest'anno con successi anche alle Valli Cuneesi. È un ragazzo che in prospettiva futura può fare molto bene in salita specialmente, speriamo bene per i prossimi anni. Vedo già Moscon. Infatti, volevo dirtelo. Gianni Moscon in forma mondiale, e qua stiamo arrivando proprio in prossimità della chiesa del Ghisallo, la chiesa che è patrona dei ciclisti, e lo scatto bello da parte di Peter Snans della Age d'Auxerre La Mondiale, che va a prendersi il speciale premio che c'è ogni anno, vero Fumagalli? C'è un premio per chi transita per primo sul Ghisallo in questo piccolo giro di Lombardia. Sì, è il premio del nostro carissimo amico e sponsor Giorgio Frigerio, e in questa chiesetta così molto particolare vogliamo sempre ricordare il nostro caro Giorgio. Ecco qua proprio lo striscione, tanto cara quella chiesetta, con una raccolta splendida di cimeli a Fiorenzo Magni. Rientriamo in postazione perché andiamo a vivere allora il finale di questa avvincente corsa, piccolo giro di Lombardia, e li riprendiamo i corridori quando mancano 26 chilometri al traguardo. Transiteranno ancora, ecco che stanno transitando proprio sotto lo striscione d'arrivo, e inizierà il giro. Diciamo che questo piccolo giro Lombardia era diviso in tre circuiti, uno grande che senza difficoltà altimetriche, il secondo che li portava a fare il Ghisallo, tornavano qua a Oggiono e adesso passano da Oggiono, sono passati e adesso vi diremo anche chi sotto la linea d'arrivo, e iniziano gli ultimi 25 km, 500 metri impegnativi con le due salite che hanno sempre fatto la differenza in questa fase. Tanto comando. Le prime schermaglie. Intanto questo gruppo che ci mostrano le telecamere sono i primi inseguitori del gruppo in testa. Gruppo in testa sono 24 corridori, questa invece è ripresa da Moto2, è un drappello al loro inseguimento, però Radio Corsa ci segnala che stanno invece che guadagnando perdendo nei confronti del gruppo davanti, che è più nutrito e anche, mi permetto di dire, qualitativamente migliore. Sì, sono tutti i migliori praticamente sono davanti, quindi di conseguenza rientrare è quasi impossibile. E poi specialmente in un finale siamo già verso il 140esimo chilometro, quindi diventa ancora più difficile tutto. Allora, intanto vediamo la situazione. Il numero 22 è Loic Bliegen della BMC, c'è il suo compagno di squadra. Edward Ravasi è transitato per terzo al Gran Premio del Ghisallo, secondo era transitato la Tour. Intanto ecco, vedete il drappello inseguitori sta passando adesso.
messo sotto lo striscione dell'arrivo, vedendo la loro composizione e il loro numero, credo che la battaglia sarà per vincere questo piccolo Giro di Lombardia là davanti tra i 24 corridori, che sono Giulio Ciccone, Fausto Masnada e Edward Ravasi del team Colpac, Alberto Marengo della Biris Maserati, Luca Sterbini del team Palafenice, uno dei corridori rientrati, Dylan Tuns, Alexi Vermeulen e Loic Bliegen della BMC. Poi addirittura 5 su 6 della Zalf, Berlato, Moscon, Garosio, Tonelli e Toniatti, tutti davanti. Intanto c'è lo scatto, Alexi Guerin dovrebbe essere il corridore che è uscito e si è riportato su Loic Bliegen. Riprendiamo il commento dei 24, la Gilles d'Auxerre alla Mondiale con Bidar, Latour e Peter Nans, Antoine Varnier della Color Code Biovanza e i Valloni, la Ethics Continental che sono fiamminghi con Alexis Guerin e Marcus Holgaard, poi abbiamo gli inglesi di Birmingham della Zappis Racing Team con James Knox e Daniel Persson, Alberto Amici e Marco Tiz della M Impianti Guerciotti chiudono i 24. Questo è invece il, quello che si potrebbe definire una volta il gruppo principale, gruppo di cui fa parte anche Yuri Filosi, sono oltre i 2 minuti e mezzo, quindi pochissime speranze anche per loro di rientrare. Ecco, vedete, trancato in due e proprio in questo momento taglia la linea d'arrivo Yuri Filosi, questo è il gruppo principale ormai tagliato fuori. Sì, questi qui è quasi impossibile che possano rientrare sui primi, specialmente in questo finale con i migliori davanti praticamente. Ecco la stradina, perché a differenza dei professionisti loro prendono la salita che porta al Colle Brianza da questa piccola strada molto stretta, e sta facendo l'andatura sempre Loic Bliegen, da tenere sott'occhio, quindi le maglie rossonere della BNC e le maglie della squadra di Chambéry, la Gilles d'Auxerre, la Mondiale Under 23, hanno le due stelle, la Tour. Intanto Luca Sterbini reduce da una splendida Milano Rapallo. Sì, sta andando molto bene, sta andando forte, e vedo che qui si sta muovendo molto bene in salita, quindi vuol dire che è un'ottima condizione, speriamo bene, dai. Luca Sterbini l'aveva annunciato al microfono questa mattina, suo fratello che gode di una ottima condizione e prova a fare la differenza, vittoria alla Milano Rapallo in solitaria per lui. Sì, è un ragazzo che era riserva nel cronometro per i mondiali, quindi è ben preparato, perché si doveva tenere in condizione per un'eventuale convocazione all'ultimo minuto, quindi sta dimostrando veramente di andare molto forte. Allora, il tentativo di Luca Sterbini quale può essere? Quello di portare via un drappello di corridore? Sì, sicuramente di fare un po' selezione, perché sono i 24, terreno c'è. Quindi si sta muovendo molto bene, speriamo che riesca nel suo tentativo. Anche perché Sterbini è l'unico esponente del team Palafenice, mentre invece Gilles d'Auxerre, la Mondiale, BMC hanno più compagni di squadra, anche Gianni Moscon, che l'abbiamo visto lì davanti, condizione mondiale per Gianni Moscon, eccolo qui, ancora lì nel gruppetto, c'è la Tour anche e c'è Tuns in questo gruppo. Si sta facendo una discreta selezione, stanno emergendo i migliori, la Zalf è addirittura a 5 elementi in questo gruppo, quindi Moscone è quello che forse ha la condizione migliore ed ha già in prima fila, quindi penso che possa fare molto bene. E qua invece perde contatto Fausto Masnada, questa con Moto2, siamo proprio alle code del gruppo, Masnada non ha retto il ritmo, quindi l'accelerata di Sterbini sta producendo dei danni, sì. Anche Berlato non riesce a tenere il ritmo imposto in questa fase da Luca Sterbini, poi la nostra moto di ripresa 2 risale e va a inquadrare anche il corridore Antoine Varnier della Color Code Biovanza, anche per il vallone nulla da fare, ecco il ramo del lago di Lecco, del lago di Como in sottofondo, e adesso qua la situazione dopo la fiammata si è più tranquillizzata. L'importanza di essere con più di un compagno di squadra in queste fasi? Beh, sicuramente, qui è un attimo dopo il forcing di Sterbini, si sono calmati un attimo e le pendenze maggiori stanno per arrivare, quindi sono convinto che tra un po' si accenderà ancora la miccia. Sono le pendenze che hanno reso facile, tra virgolette, la vittoria a Joachim Rodriguez, che su quelle pendenze riesce
a sprigionare una potenza che gli altri non hanno, è il vincitore delle ultime due edizioni del Giro di Lombardia. Intanto qua c'è l'attacco di questo corridore della Gil d'Auxerre, la mondiale, mi sembra proprio la Tour. Adesso andremo a vedere se è il quotato corridore francese. Intanto qua caduta, Sterbini deve mettere piede a terra in un momento delicatissimo perché inizia la salita. Ecco Sterbini che riparte con un rapporto molto duro, e mentre il Daniel Persson tagliato fuori, e mi sembra che anche Giulio Ciccone abbia dovuto mettere piede a terra. Intanto per questo ragazzo che corre per una squadra inglese ma è scozzese, Persson, nulla da fare, ma anche Sterbini ha dovuto mettere piede a terra proprio nell'attimo in cui c'è stata la fiammata di La Tour. Quindi colpo di scena, una caduta va, vediamo, a complicare la vita a uno Sterbini che ci sembrava in grande forma. Intanto davanti Alexis Guérin prova a scattare il corridore della Etics Continental. Vediamo le sue spalle, in prime posizioni sempre Gianni Moscon. Sì, questo è un momento particolare, peccato per Sterbini, è un momento che assolutamente mettere i piedi a terra in questo momento vuol dire essere tagliati fuori, perché adesso stanno proprio menando, vedi, il gruppo si è messo in fila e stanno arrivando anche le pendenze maggiori, quindi sarà molto difficile rientrare per riuscire a essere protagonista in un finale del genere, peccato. Abbiamo visto proprio al ragazzo scozzese, stranamente, lui ha pedalato con la ruota ancora di traverso, gli è partita la ruota posteriore, non è stata una caduta grave. Intanto è un grande sforzo, sì. Complimenti Luca Sterbini, Luca Sterbini che quindi cerca e si riporta sul gruppo principale con l'andatura fatta da Alexei Vermeulen. Stanno lavorando per Tuns questi ragazzi. Sì, sicuramente la loro punta è lui e quindi di conseguenza stanno facendo già il forcing nel primo pezzo della salita. Vedrai che tra un po' sicuramente proverà a partire nelle pendenze maggiori. Intanto Ciccone e Sterbini, perché c'era anche Ciccone, hanno fatto uno sforzo incredibile per rientrare. Eccolo, vediamo, sì. Luca Sterbini alla sua ruota, Ciccone sono rientrati. Continua a scandire il pazzo Alexei Vermeulen. Sì, sicuramente adesso lo sforzo che hanno fatto sia Ciccone che Sterbini lo pagheranno, perché è uno sforzo in un momento particolare. Peccato, perché tutti e due potevano fare molto meglio. L'unica loro possibilità è che si continui con un ritmo regolare. Allora potrebbe essere che, però difficilmente questo accadrà, perché l'attacco a Villa Vergano sulla salita, quando la salita si impenna, ce lo aspettiamo, Marino. Sicuramente, vedendo i corridori che sono davanti, tutti aspettano questo pezzo impegnativo per fare la differenza e ci proveranno sicuramente. E intanto c'è lo scatto di Edward Ravasi, bravo, terzo, è passato sul ghisallo. Intanto Gianni Moscon, Tuns nelle prime posizioni, i migliori sono già lì, sembra perdere colpi, e qua stiamo arrivando proprio sul tratto più ripido. Ecco che partono Tuns, Moscon, vediamo se Ravasi ce la fa, e dietro c'è anche Bidar, il francese. È deciso l'attacco del belga con Gianni Moscon, che dimostra una grande condizione, gli prende la ruota da dietro, vediamo se c'è qualcuno che esce. Gianni Moscon passa davanti, qua la pendenza è oltre il 15%, grande potenza da parte di Gianni Moscon con Tuns. Stanno facendo il vuoto nei confronti del resto del gruppo dei migliori, hanno già guadagnato una trentina di metri. Vedo la maglia della Gil d'Auxerre, la mondiale, Bidar e La Tour sono i due più prossimi corridori all'inseguimento di uno scatenato Gianni Moscon e di Tuns. Allora, vedendo come sta salendo Moscon, dimostra una freschezza incredibile, non si è mai alzato sui pedali. Intanto qua guardate la fatica sul volto con Jem Knox, Luca Sterbini non è riuscito a rispondere all'attacco, Ciccone davanti a lui era la coda del gruppo. E intanto continua l'azione di Moscon, sempre seduto in sella. Sì, è un ragazzo che ha delle qualità particolari, è dotato, è un ragazzo che, peccato vedendo queste immagini mi viene da pensare al venerdì scorso, al mondiale di Ponferrada, perché il ragazzo
c'era anche lì, ha dimostrato che era in condizione, lo sta dimostrando anche oggi, mi fa piacere questo, innanzitutto vuol dire che è andato a casa, ha fatto il corridore, ha continuato a lavorare con le cose giuste e oggi sta dimostrando il suo valore anche in una gara importante con un avversario di primo livello per questo Tunis, è un ragazzo, uno dei migliori under 23 che c'è in giro per l'Europa, quindi ben venga questo. Nans, intanto vediamo i corridori, poi Vliegen, la nostra moto che risale, Bidar e questo con il dorsale 36 e Pierre Roger Latour, che forse ci saremmo aspettato vedere scollinare insieme agli altri due. E adesso la situazione in cima alla salita di Colle Brianza vedeva i due battistrada Gianni Moscon e Tuns avere un vantaggio di 11 secondi nei confronti del primo inseguitore, che credo sia proprio Pierre Roger Latour, eccolo qua. Quindi la situazione dopo la salita, ecco che Latour sta per essere raggiunto da un altro drappello di corridori e questo in questo tratto gli può servire molto, Marino. Sì, è un pezzo di falso piano questo, quindi da solo fa molta fatica a rientrare, sicuramente con un gruppetto, però vedo qui ci sono delle maglie Zalf e BNC, non collabora. Esatto, bravo. E quindi sono i due suoi compagni che possono dargli una grossa mano, e questo corridore della Etics che dovrebbe essere Guerin. Esatto, quindi diventa ancora più difficile anche riuscire anche per provare a rientrare, però speriamo per Moscon che questo non avvenga. Ecco la Tour che non vuole farsi raggiungere da questo drappello, malgrado ci siano i suoi due compagni di scalata, e quando la stranissima come condotta di gara, vuol dire che si sente forte, sente la possibilità di andare a riprendere i due là davanti in solitaria. Sì, quando la salita è iniziata a avere altre pendenze è ripartito ancora subito senza aspettare i suoi. Stavano rientrando, c'erano Bidar e Nan che gli potevano dare una mano, invece no, ha visto arrivare Guerin. E questo è il distacco visivo, ripreso dalla Moto2 di Latour che li vede davanti, quindi forse per quello è partito, perché li ha visti. Sì, sono lì a 150 metri, però in salita non è facile da colmare anche 150 metri, ci sta provando, ci sta insistendo. Questo dimostra maggiormente l'attacco sia di Moscon che di Tennis, perché è veramente dimostrano che Latour è fortissimo, un ragazzo che anche al Tour dell'Avenir è andato molto forte, un ragazzo che in salita va molto, molto bene, quindi averlo staccato dimostra ancora veramente l'azione che stanno facendo questi due ragazzi. Pierre Roger Latour passerà professionista con la G2R La Mondiale, quindi dalla formazione giovanile farà il salto di qualità, percorso che hanno fatto in molti negli ultimi anni con questa squadra di Chambéry, molto attenta al vivaio, e hanno avuto la soddisfazione di fare anche un grande Tour de France quest'anno con Romain Bardet, il corridore della G2R La Mondiale, proprio un prodotto del loro vivaio che tu ti ricordi bene al Tour dell'Avenir. Sì, un altro di quei ragazzi che abbiamo avuto la sfortuna di incontrare con le varie nazionali che abbiamo fatto al Tour dell'Avenir. Però sono ragazzi quotati che hanno dimostrato il loro valore nella categoria Under 23, lo stanno dimostrando già subito nel mondo dei professionisti. E il duello è bellissimo tra Gianni Moscon, l'azzurro che ci aveva fatto sognare al Mondiale in Ponferrada fino alla scivolata ai meno 5 km, in sua compagnia Dylan Tuns, che è un predestinato, no? Nell'ambiente ci sono questi corridori che tutti si aspettano. Moscon è un 94, Tuns è un 92. Sì, Moscon è un secondo anno, Tuns è un quarto anno, però Tuns è un ragazzo che passa in BMC il prossimo anno. È un ragazzo... ha già corso con sì, la squadra professionista. Ha già corso al Giro d'Inghilterra, per dirti, ha vinto tappe al Val d'Aosta, tappe al Tour de l'Avenir. È un ragazzo che sicuramente ha già dimostrato il suo valore a livello europeo e non solo. Quindi sono convinto che anche nel mondo dei professionisti possa fare molto bene questo ragazzo qua. Pierre Roger Latour intanto ancora all'inseguimento, e tra l'altro sia la coppia di testa che Latour stanno guadagnando nei confronti del drappello che avevamo visto inquadrato per un attimo, che sembrava aver raggiunto Pierre Roger Latour. Quindi la situazione in corsa vede i due corridori Gianni Moscon e Dylan Tuns davanti a una decina di secondi, c'è Pierre Roger Latour e dietro il drappello in cui c'erano
i compagni di squadra, abbiamo riconosciuto Loic Vliegen della BNC e poi c'erano anche altri corridori. Ecco qua la situazione, 28 secondi di vantaggio sul drappello in cui c'erano presenti anche i loro compagni di squadra. Tra l'altro hanno l'intelligenza anche tattica, hanno capito che questa è l'azione buona per loro due e che è meglio non far rientrare un cliente scomodo come la tua. Sì, sicuramente si sono messi d'accordo subito, hanno cambi regolari e stanno spingendo molto bene, però sta tenendo molto bene anche la Tour perché li tiene lì a vista praticamente, però da solo non sarà facile, anche se c'è un altro strappo finale, quindi proverà a rientrare in quello strappo, anche se da solo spenderà molto di più di questi due assieme davanti. Intanto proseguono nel loro intendimento Tuns e Moscon. Quando sono scollinati in cima a Colle Brianza mancavano 17 km al traguardo, adesso dovrebbero mancarne all'incirca 11 al traguardo, che è posto proprio nel centro di Oggiono. Ricordiamo che, come diceva qualche istante fa Marino Amadori, ci sarà la salita Marconaga di Ello. È una salita non lunghissima, uno strappo, 1,8 km, con 130 metri di dislivello. È lì probabilmente che uno dei due proverà a staccare l'altro. Adesso vedremo la situazione. Intanto stanno guadagnando nei confronti dei primissimi inseguitori, mentre la Tour 11 secondi aveva e 11 secondi sta mantenendo nei confronti della coppia di testa. Sta facendo una bella azione anche la Tour, veramente sta tenendo molto bene dietro, sicuramente essendoci i compagni di squadra di tutti e tre praticamente che sono qua davanti, è molto difficile che possono rientrare perché faranno il gioco di squadra, quindi l'azione. C'erano due Zalf, sì. Due C2 alla mondiale e due BNC, quindi loro non si muovono, tutto il carico rimane sulle spalle del corridore della Etix, che già, quando l'abbiamo visto inquadrato l'ultima volta, già era lui a scandire il ritmo. Sì. Intanto Moscon davanti e dietro Oliver Tuns. E questa è una discesa per Moscon, attenzione che non andiamo a fare una frittata un'ennesima volta, perché Moscon, guardiamo al mondiale, ma dobbiamo pensare che anche l'italiano praticamente nel finale era da solo e anche qui è una mezza sbandata, l'abbiamo vista in diretta praticamente. Bisogna che in discesa stia un po' più tranquillo, penso. Guarda la Tour, la stessa, tra l'altro ha guadagnato la Tour sicuramente, sì. Perché non sono 11 secondi quelli transitati tra i due e il francese. La Tour solo in questa curva gli ha guadagnato un secondo. Sì, anche di più mi sa. Però per dirti, purtroppo Moscon ha avuto due incidenti importanti in discesa, sia all'italiano che al mondiale praticamente. Speriamo che oggi mancherebbe altro, non glielo vogliamo tirare, che vada tutto ok. Sì, c'è il detto, non c'è due senza il tre, no. Ma ci fermiamo qui, altrimenti sì. Se succede irreparabile, poi lo sentiamo noi Moscon. Intanto Santa Maria Oe si stanno avvicinando sempre di più, poi da Dolzago partirà la salita che li porterà su a Marconaga di Iello. Ecco Tuns e Moscon, due corridori che vanno forti in salita, ma sono messi bene in bicicletta anche per andare in pianura. Sì, sì, sono due ottimi passisti entrambi, vanno bene in salita, ma anche in pianura hanno delle ottime qualità e lo stanno dimostrando, perché con un finale del genere stanno andando molto molto forte entrambi. E pensare che per la Zalf Desiree Fior non era scontata la partecipazione a questo piccolo giro in Lombardia, hanno sciolto i dubbi solo nell'immediata vigilia. Bisogna ringraziare Fumagalli che li ha comunque ospitati, perché è uno dei grandi protagonisti del mondiale e qui è a questo punto a giocarsi la vittoria al piccolo giro di Lombardia. Tuns davanti e Moscon alle loro spalle, sono i due. Adesso vedremo se avrà la forza la Tour di riportarsi su questi due. Comunque sta guadagnando la Tour nei confronti, perché è molto abile in discesa, molto abile nella conduzione del mezzo. Sta facendo un grande sforzo veramente, sta andando giù molto forte in discesa, meglio dei primi due, e sta guadagnando, guardi, sono lì a 100 metri. Sì. Li vede, ecco che la zoomata va a mostrarci proprio il distacco visibile. Intanto entrano nel centro abitato di Rovagnate, Moscone e Tuns, loro
hanno avuto subito un grande accordo, vuol dire che dietro il francese sta andando veramente forte per guadagnare i secondi che gli ha rosicchiato. Sì, da solo sta guadagnando, quindi veramente sta andando molto forte, perché qui davanti non si risparmiano, sono veramente impegnati, cambi regolari, stanno spingendo molto forte, quindi lui da solo sta guadagnando qualche secondo, vuol dire veramente che ha un'ottima condizione anche la Tour, l'aveva dimostrato anche al Mondiale, che ha fatto anche qualche azione al Mondiale da solo, per dirti, quindi è in condizione anche la Tour e lo sta dimostrando anche oggi. Moscon adesso davanti, piccolo giro di Lombardia che è stato preso in carico dal Velo Club Oggiono negli ultimi 5 anni, questo è il 5º anno Fumagalli che organizzate. Sì, è il quinto anno, noi l'abbiamo preso in carico nel 2009 organizzando la prima nostra edizione nel 2010, quindi questo è il nostro 5º anno. Ed è stata una felice intuizione quella dell'arrivo praticamente a Oggiono, naturalmente voi, perché prima si arrivava sul lago di Como, non era così selettivo come percorso. E noi arriviamo sul nostro Viale Vittoria, che la dice lunga. E anche perché anche negli anni passati si è sempre arrivati su questo viale, quindi è un viale che porta buono a chi vince. Ecco, intanto che si fermano le due vetture che seguivano da dietro Moscon e Tons, segno che il vantaggio, che adesso andiamo a cronometrare visivamente, sono al palo 6 i secondi. Ho fatto partire il mio personale cronometro, 6 secondi che dividono la coppia di testa da uno scatenato Latour ancora si alza sui pedali, ancora in prime, c'è questa Salitella che prende di slancio, ormai li vede, ormai è galvanizzato il francese, l'importante è che i due davanti non si accorgano che sta rientrando lui. Sicuramente sta andando molto molto forte, anche avendo fatto il barrage vuol dire che proprio i secondi erano minimi e di conseguenza li ha proprio messi nel mirino, si sta veramente impegnando a fondo. Tutto sta che i due non abbiano quell'attimo di girarsi un attimo che lo vedono lì dietro, dopodiché hanno l'accelerata e quindi sarà difficile. Però veramente sta andando molto molto forte. Bellissimo duello tra il belga e l'italiano davanti e il francese al loro inseguimento. Si è fatto sorprendere, o forse non aveva le gambe, quando c'è stato l'attacco proprio del belga, lì solo Latour potrà dircelo che cosa è successo. Sta di fatto che quegli 11 secondi poi sta cercando di rosicchiarli, ne ha guadagnati 5, però non sono ancora abbastanza e continua ancora a spingere a tutta il rapporto Latour per rientrare sulla coppia di testa. Quindi stiamo trasmettendo l'86esima edizione del piccolo giro di Lombardia, ormai siamo al gran finale, ancora una salita separa i corridori che si stanno disputando la vittoria dall'arrivo a Oggiono. Sono due in testa, Gianni Moscon della Zalf Désiré Fior e il belga Dylan Teuns della BMC squadra sviluppo. Alle loro spalle c'è il corridore francese Pierre-Roger Latour della G2R La Mondiale Under 23, e alle spalle di questi tre che caratterizzano la testa della corsa racchiusi in pochi secondi, dietro invece c'è un drappello di corridori che comunque sta via via perdendo sempre più tempo e sta vedendo il distacco aumentare nei confronti dei tre di testa, anche perché dicevamo ci sono Nan Bidar della G2R La Mondiale, Tognatti che è compagno di squadra di Moscon, e quindi questi corridori non si muovono e non tirano di sicuro. Poi c'è anche il corridore che avevamo detto Bliegen della BMC, e anche lui non si muove, e quindi il drappello, che era composto da una decina di unità, vede metà degli effettivi che di sicuro non vanno davanti a fare ritmo perché hanno i loro compagni di squadra davanti. 10 chilometri in questo momento, 10 chilometri all'arrivo di Oggiono, 10 chilometri anche Pierre-Roger Latour che continua ad avere una manciata di secondi, e adesso andiamo con il altro rilevamento cronometrico a vedere quanti sono i secondi di distacco di Latour nei confronti della coppia di testa. Sempre 6 secondi per Latour, quindi 5 secondi guadagnati credo, e soprattutto in discesa, Marina Amadori. Sì, sicuramente sta guadagnando specialmente in questo discesa falso piano, però
problema è che adesso quando si arriva in fondo c'è l'altra salita, l'altro strappo, e io penso che lì pagherà dazio, perché uno sforzo del genere da solo contro due davanti che stanno in campi regolari sicuramente accuserà. Però veramente è un peccato che non sia riuscito a agganciarsi subito, perché ha dimostrato che aveva gamba e condizione per rimanere con i primi due, però visto 50 metri gli sono bassi che non riesce più a chiudere per il momento. Marco Naga di Ello, tra poco affronteranno la salita finale. I due di testa, ancora cambi regolari tra Tuns e Gianni Moscon. Moscon in grande spolvero, splendida la stagione, ricordiamo, in classe 1994, questo ragazzo su cui aveva puntato Marino Amadori. L'azione nel mondiale, il suo attacco nel finale l'avevate già prevista a tavolino? Sì, l'avevamo programmata, è stato molto bravo a farla, e peccato come è andata, ma veramente il ragazzo era in condizioni e stava crescendo, e mi fa molto piacere che sia già qua davanti anche oggi, per dirti. Quindi non avevamo sbagliato nulla anche in prospettiva del mondiale, perché sta dimostrando veramente come la condizione qual era. Ecco, Gianni Moscon, quest'anno più che le vittorie, secondo me bisognerebbe guardare ai piazzamenti che ha fatto questo ragazzo veneto, perché ha avuto una continuità straordinaria. Ricordiamo che è un secondo anno della categoria, è arrivato secondo a Capodarco, secondo a Brigano Varese e secondo a Felino, che sono tre splendide gare, e a Capodarco e a Brigano Varese si è trovato quel fenomeno assoluto di power, che ha anche la forza e la capacità di scattare in faccia a professionisti come Pozzato e Nibali, l'abbiamo visto durante il trittico lombardo. Poi ha fatto 6 terzi posti, quindi ha 5 secondi posti e 6 terzi posti, e ha vinto alla Frare De Nardi la medaglia d'oro, l'unica gara vinta quest'anno, però contano molto i piazzamenti e la qualità delle gare in cui si è piazzato. Bravo, non contano le 20 vittorie, ma basta anche una sola e fatta bene. Ed è fatto, per dirti, al mondiale si parlava perché ne aveva vinta una solo, e si diceva, però facevamo l'esempio di Morici l'anno scorso che non ne aveva ancora vinta neanche una, ha vinto il mondiale secco, per dirti, e quindi di conseguenza moralmente lo tenevamo su con questo detto, ecco. Però è un ragazzo che veramente ha dimostrato tutta la stagione di andare molto molto forte. Secondo anno, Gianni Moscone, ancora lui a fare l'andatura, si voltano indietro, ecco il momento in cui si voltano e capiscono che alle loro spalle è molto vicino il francese, che adesso è il momento della verità, Marino, perché adesso la strada ha iniziato nuovamente a salire e vedremo se la Tour avrà ancora energie, perché ne ha spese una quantità incredibile. Sì, sicuramente adesso pagherà dazio, perché è normale perché davanti, essendo in due, tutto il falso piano, la discesa l'hanno fatta entrambi, invece lui da solo, e adesso queste rampe di salita, anche se è corta, pagherà sicuramente dei secondi che vedremo quanto andranno a finire. Anche perché Moscone e Tuns si sono dati cambi regolari, quindi la possibilità di stare a ruota e rifiatare un attimo l'hanno avuta entrambi. Adesso vedremo se si muoverà qualcuno dei due, perché Tuns è intanto il cartello di Ello, è stato lui a rompere gli indugi a Villa Vergano, e c'è stata subito la risposta di Gianni Moscon, che addirittura lì è stata una lotta psicologica quando Moscon all'interno ha voluto mettere la sua bicicletta davanti al belga. Sì, è partito tense, ma lui ha rilanciato subito, dimostrando veramente di avere un'ottima condizione. Adesso questo strappo qui sicuramente se ne ha, si può anche provare, perché in volata è un'incognita in due, poi una volata un po' particolare sul pavè come abbiamo qui, quindi può essere un po' abbastanza, ecco, allora, particolare. Via. Forse ti ha sentito Gianni Moscon, perché prova ad aumentare l'andatura, prova a far fuori il belga. Gianni Moscon non vuole rischiare di portarsi il corridore della BMC, e poi questo è il gruppo degli inseguitori. Ecco qua che è Luca Sterbini ancora lì, bravo, è rientrato su quello che è il gruppo all'inseguimento di La Tour e soprattutto della coppia di testa. Gruppo all'inseguimento che però ha perso svariati secondi, tanto è vero che da dietro sono riusciti a rientrare corridori come Luca Sterbini, mentre qua sta andando tutta ancora una fiammata di Gianni Moscon, ancora si alza sui pedali ma risponde, molto reattivo anche Tuns, grande duello tra i due,
grande duello tra Gianni Moscon e Turns, due fuoriclasse di questa categoria, una bellissima. Ricordiamo che la Tour è tra i due e il drappello, chiamiamolo il gruppo Sterbini, però l'abbiamo visto nell'ultima inquadratura, aveva già una ventina di secondi di ritardo, praticamente ha ceduto, adesso credo che cercherà di mantenere la terza posizione. E intanto Gianni Moscon davanti, ancora lui a dettare il ritmo con Tuns, che ha sempre risposto agli attacchi di Gianni Moscon. Sì, però vedo che è preso Tuns, veramente sta accusando, sta facendo un forcing molto forte Moscon, e l'ha messo in difficoltà veramente, quindi sono convinto che accuserà anche questi attacchi. Intanto è significativa la frequenza di pedalata totalmente diversa tra i due, sta spingendo, sì, un rapporto molto più lungo il belga, mentre va molto di agilità a Moscon. Sì, la sua caratteristica in salita, lui va molto agile, è veramente, ha una sua dote. Ed è un bene, perché il ciclismo del futuro, anzi del presente, è quella dell'agilità, della frequenza di pedalata molto elevata. Contador, Froome sono maestri in questo. Esatto, quindi è una sua caratteristica, penso che sia veramente molto, molto interessante. Vede, non gli dà più il cambio, quindi vuol dire che è molto preso. E quindi ci sono delle buone aspettative, perché averlo tirato, vedi, in difficoltà netta. Gianni Moscon in difficoltà, però non molla, e tanto va a bere un sorso d'acqua. Gianni Moscon ha fatto a tutta la salita quello che doveva fare, l'ha fatto Gianni Moscon, credo. Sì, ci ha provato, l'ha messo, perché sono attacchi che anche se non si è staccato lasciano il segno nelle gambe, quindi in conseguenza si vedrà poi nel finale cosa dove si potrà arrivare. Ecco l'incognita, perché i due non si conoscono granché bene, si sono incrociati, ma è questa di una novità, di un arrivo a due, ma vediamo che la Tour non ha ancora mollato, Marino. Sì, no, questo non molla fino all'arrivo, ormai ha deciso, e vedi, perché ha perso ma non tantissimo, è riuscito a mantenere e adesso cercherà di sfruttare, come ha fatto nella discesa precedente, le sue grandi dote di discesista per riuscire magari a rientrare. Se i due si guardano, si fermano, si studiano, la Tour ha tutta. Pierre Roger Latour, quindi non diamolo fuori dai giochi, e sì, ha perso nella salita. Intanto ancora Moscon davanti a tirare il collo a Tuns, la nostra telecamera va a cercare Latour, e dietro a una quindicina di secondi di ritardo in questo momento il francese, che comunque prova, non desiste comunque, no. Grande cuore. Lui non molla veramente, però davanti Tuns è molto preso, se lo guardi nel viso è molto molto preso, quindi di conseguenza Moscon sta facendo veramente un grande forcing, sta portando veramente per cercarlo di cucinare al meglio, si può dire, mettiamola così. Vediamo un attimo, vedi, fa fatica a passare davanti, anche in discesa, ormai siamo in discesa qua. E secondo me in questa doppia curva dietro il francese gli guadagna almeno 5 secondi ai due, perché Moscon ha voluto far passare davanti Tuns, però la procedura ha impiegato molto tempo, ed ecco che arriva, guardate la differenza con cui affronta questo tornantino per Roger Latour. E allora 18 secondi, quindi ha guadagnato 5 secondi, perché al termine della salita aveva un ritardo di 23, adesso è a 18 secondi dalla coppia di testa e continua ad alzarsi sui pedali, continua a spingere il rapporto Pierre Roger Latour. Sì, che devono stare attenti a non guardarsi troppo, perché gli può anche entrare nel finale, perché veramente lui sta venendo giù a tutta, e davanti non si devono assolutamente stare facendo il doppio gioco, nel senso devono andare a pancia a terra fino all'arrivo praticamente. E adesso mi sembra che abbiano ripreso a darsi i cambi regolari, quindi Moscon ha provato in salita, poi ha fatto passare davanti il corridore della BNC, adesso il corridore della BNC che è lui a scandire il ritmo con Moscon alla sua ruota. In ogni modo Moscon Tuns lo conosce, perché l'ha visto anche al Tour dell'Avenir, abbiamo fatto il Tour dell'Avenir, c'era, quindi conosce bene le sue qualità, le sue caratteristiche, quindi sarà anche pronto in eventuale sprint. Intanto l'inquadratura di prima, abbiamo visto il certosino lavoro della sicurezza, quanti volontari impiegate Fumagalli? E sono parecchi, impegniamo quasi tutta la società, anzi anche società
a noi amiche che ci danno una grossa mano. Sono 150 persone che ci danno questa mano per il presidio di tutti gli incroci, per la sicurezza soprattutto dei corridori. Intanto Dadi Gomito Tons chiede il cambio a Moscon, che prontamente glielo dà. Quando è a ruota un corridore riesce anche a smettere di pedalare, soprattutto poi in questo tratto in cui c'è anche la discesa ad aiutare. Tra l'altro la particolarità di questo piccolo giro di Lombardia è che c'è un lungo e vasto percorso in linea, che è molto più complicato per gli organizzatori, è molto più bello per la gara in sé che non fare un circuito e ripetere il circuito, però dimostra il fatto che l'impegno organizzativo è massimo per organizzare una gara in cui ci sono oltre 100 km in linea. Però il bello del Lombardia, del piccolo Lombardia, è questo, e quindi noi vogliamo mantenerlo. E allora noi ci apprestiamo a vivere un bellissimo finale del Giro di Lombardia, nato nel 1911, 86esima edizione. Nel 1920 è stata inserita la salita del Ghisallo anche nel piccolo Giro di Lombardia, salita che ha contraddistinto il Giro di Lombardia dei professionisti fin dall'anno prima. Quindi il Ghisallo è stato introdotto nel 1919 per i professionisti, nel 1920 invece per il piccolo Giro di Lombardia, riservato ai dilettanti. Quest'anno una gara under 23, Lago di Annone che è vicino, in prossimità di Oggiono. Qua la curva in questo tratto potrebbe ancora rosicchiare dei secondi la Tour, adesso staremo a vedere. Ecco qua infatti prontamente la regia ci inquadra il francese. Insomma, davanti mi sembra che un po' di fiato si stanno, sì, già preparando per la volata, ma questo dietro continua a pedalare a tutta. Sì, questo sta venendo giù a tutta. Tuns e Moscon davanti l'hanno fatto la discesa un po' più tranquilli, hanno preso un respiro e sono già in prospettiva di uno sprint, però devono stare attenti perché 2 chilometri sono tanti. 2 chilometri, mancano 2 chilometri al traguardo. E intanto anche 2 chilometri per la Tour, che continua a crederci. E allora Radio Corsa ci informa, sentiamo la comunicazione. Quanti secondi? 15 secondi, ha guadagnato 3 secondi, sono tanti però 15 secondi. Sì, sì, se bravo. Loro non si fermano davanti, la Tour è tagliato fuori. L'unico problema è che si fermino in mezzo alla strada per un eventuale sprint, però Moscon si è girato, ha visto. Sì, stanno anche parlando, esatto, io credo che abbiano capito il pericolo. Si giocano loro due la vittoria, a questo punto si giocano loro due la vittoria. Là in fondo vedo già l'arco degli ultimi 1000 metri con il triangolo rosso che segnala ai corridori, a tutti noi, che mancano 1000 metri al traguardo di Viale della Vittoria qui a Oggiono. Ecco qua, infatti non si stanno per nulla fermando. Cambi regolari, abbiamo visto proprio Gianni Moscon che dà di gomito, vuole il cambio, ecco, si sposta e adesso iniziano e vediamo. 15 secondi hanno di vantaggio, questa è la prospettiva, la soggettiva di La Tour, che ancora sta andando a tutta. Questo diventa pericoloso, questo giochino qui, sì, perché 1000 metri sono pochi ma sono tanti, perché 10 secondi si fa presto anche entrare dentro. Quantomeno controllano la situazione. Sì. Intanto La Tour sta spendendo tutto quello che ha per cercare di fare il colpo grosso. Tuns non tira più, no. Ha deciso che sta a ruota. Eccolo che parte, perché stavano rischiando. Allora Tuns parte lungo, Moscon è a 3 metri, vediamo, si ferma l'azione di Tuns, Moscon rimane a ruota, è partito il belga, si voltano indietro per controllare anche la situazione di La Tour. Ed ecco, questa è la soggettiva con La Tour che a guadagna. Attenzione, perché La Tour è a 7-8 secondi, non di più, e al di là della rotonda ci sono i due. È vero che il traguardo è sempre più vicino, ormai sono centinaia i metri che mancano all'arrivo. Ecco, con questa telecamera qua a destra inizia il pavé, inizia il rettilineo d'arrivo. A questo punto se la giocano loro due, con La Tour che arriva là dietro, ma Tuns davanti, Moscon dietro. Ecco che si alza sui pedali il belga, 200 metri, 150 metri, Moscon ancora a ruota, Moscon prova a uscire, Moscon affianca il belga, attenzione alla transenna, passa Moscon, passa Gianni Moscon, è davanti Gianni Moscon, va a vincere lui davanti a Tuns, e merita un grandissimo applauso anche Pierre Roger Latour, che va a chiudere il podio di questo 86esimo Giro di Lombardia. Agli
grande dimostrazione di Gianni Moscon. Grande, grande vittoria, ci voleva per lui, perché veramente se la merita, perché sta andando forte, quindi era giusto che coronasse con una bellissima vittoria, che è una bellissima classica questa gara internazionale di primo livello. E adesso per il quarto posto con i compagni di squadra di Latour, vediamo Nana e Bidar, sono loro due davanti, e Tognatti in maglia Zalf. Arriva lo sprint, vale per il quarto posto, e allora Nan davanti a Bidar, Tognatti e poi Vliegen, quindi è stato un dominio di queste tre compagini, Zalf, BNC e Ager d'Auxerre. Intanto continuano ad arrivare i corridori frastagliati, questi sono tutti i corridori che facevano parte di quel gruppo di 24 che ha fatto selezione, 17 che hanno transitato per primi sul Ghisallo e quelli che sono rientrati. Tra l'altro faceva parte del gruppo del quarto posto, chiamiamolo così, anche Luca Sterbini, che si è posizionato in 13ª posizione, forse il più sfortunato, perché credo che sarebbe stato protagonista anche lui, sì, vista sì. La grande condizione degli ultimi giorni. Sì, sicuramente in quell'incidente, quella caduta non ci voleva, un momento particolare, però peccato. Tanto abbiamo visto arrivare anche Garosio, e qua ha avuto tanta fiducia da alzare così. Sì, perché era sì. Mezza bicicletta ancora, però forse qualche metro l'aveva superato bene di slancio, quindi aveva visto che l'altro non ne aveva più, era in calo. Sì. E quindi gran bella vittoria Da parte di Gianni Moscon. Intanto mi sembra Masnada che stia tagliando in questo momento il gran bel podio di questa bellissima gara. È un podio, credo, Fumagalli, che poi tra qualche anno tra i professionisti Te li ritroverai questi tre ragazzi. Beh, ci fa piacere, questo ci fa piacere, vuol dire che la corsa è importante, la corsa è valida e anche il percorso, questo ci fa un grande piacere. Perché sono tre ragazzi, come si dice in questi casi, di sicuro avvenire, no? Sì, Marino. Sono tre ragazzi talentuosi, ragazzi che hanno già dimostrato il loro valore e sono convinto che anche in prospettiva futura sono tutti prossimamente nel mondo dei professionisti, potranno veramente far vedere il loro valore. Tra l'altro poi sentiremo a Radio Corsa Beppe Conti, ma ci sono già sirene di mercato su Gianni Moscon. Naturalmente un talento così, classe 1994, sì, esatto. Fa gola a molte squadre, soprattutto nell'ottica della rivoluzione che è in corso nel ciclismo giovanile. E allora andiamo a sentire la meritata intervista a Gianni Moscon. L'avevamo sentito questa mattina, era convinto dei suoi mezzi, lo ritroviamo vincitore. Gianni Moscon, la rivincita dopo il mondiale. Sì, oggi ci tenevo a far bene, a riscattarmi da un mondiale un po' sfortunato. La condizione era davvero ottima, sapevo di poter arrivare coi primi e sì, siamo riusciti in due a fare la differenza su Villa Vergano e poi siamo arrivati da soli e ci siamo giocata qua in volata. Ecco, raccontaci la volata. Sì, all'ultimo chilometro il belga non voleva più passarmi, allora io mi sono praticamente eravamo fermi sul posto. Poi quando ha visto che stava rientrando la Tour, è partito, io mi sono messo a ruote, da là non mi sono più spostato e l'ho saltato solo, sono uscito solo a 150 metri. Una dedica c'è? Sì, questa vittoria la dedico ai miei compagni di squadra che oggi hanno fatto un gran lavoro per supportarmi sin dall'inizio, ma un pensiero particolare va a Timothy Porcelli che, trentino come me, in un incidente di allenamento questa settimana è deceduto e questi sono episodi che veramente dispiacciono, quindi un pensiero va a lui. Bravissimo la dedica a Timothy Porcelli, abbiamo già in occasione di Radio Corsa portato le nostre condoglianze alla famiglia, una tragedia incredibile in allenamento, in discesa, un impatto frontale, e tra l'altro la cosa che più mi ha ghiacciato il sangue è che il suo babbo era dietro qualche chilometro in ammiraglia. Sì, sono tragedie che vanno oltre ogni spiegazione logica. Brava, ogni spiegazione. Bravo veramente a Moscon della dedica, veramente. Tanto qui il sindaco di Oggiono va a premiare e merita con una medaglia d'oro anche il secondo classificato di Lantons, tanti tifosi belgi, e questo è Gianni Moscon premiato dall'assessore allo sport della Regione Lombardia, che qualche medaglia l'ha vinta anche lui in passato alle Olimpiadi, Antonio Rossi, grande specialista del kayak, va a premiare Gianni Moscon.
E tra l'altro notavamo e notiamo sempre di più che questi ragazzi che fanno ciclismo sono sempre più corazzieri. Sì, sono, anche Moscon sono degli atleti. Non sfigurava di fianco ad Antonio Rossi, che insomma è un Marcantonio. Sono degli atleti veramente a 360 gradi e veramente anche fisicamente hanno una bella stazza, anche se non sono pesanti, perché Moscone 68 kg per lì, 68-69 kg, quindi di conseguenza sono dei ragazzi che possono andare bene su vari percorsi e con delle doti stanno dimostrando. E intanto abbiamo visto il cappello di Firling Fur. È il cappello classico, insomma, c'è un po' dei Promessi Sposi, no? in quel cappello Fumagalli. Allora, edizione molto, molto bella, riuscita, Under 23, la scommessa di quest'anno del piccolo giro di Lombardia, quindi di diventare solo una gara non più aperta anche agli elite, ma Under 23, grande livello. Con Gianni Moscona abbiamo avuto la risposta che il ciclismo italiano non è messo così male come forse il risultato del mondiale ci faceva pensare, ma c'è stata tanta sfortuna anche al mondiale in Ponferrada per tutte le categorie. Sì, sicuramente in questi momenti ci vorrebbero un pizzico di fortuna dalla nostra, invece ci viene anche la mala sorte, però dimostriamo che abbiamo dei ragazzi talentuosi, che ci vuole un po' di pazienza, lavorarci sopra, sono convinto che arriveremo anche a livelli importanti. Complimenti a Daniele Fumagalli e al Veloclub Oggiono per l'organizzazione di questo piccolo giro di Lombardia, 86esima edizione, vinta da Gianni Moscon davanti a Dylan Teuns e terzo Pierre-Roger Latour. Un grande podio per una bellissima gara di categoria Under 23. Adesso l'appuntamento con il grande ciclismo, col grandissimo ciclismo, e per domenica alle ore 15 inizia la diretta del Giro di Lombardia. Quindi un saluto, grazie per averci seguito e buonanotte a tutti voi.